Ciao, sono Matteo Orlandi e in questo video vediamo 13 consigli per le foto e le immagini da utilizzare sui canali social. Vedremo come sfruttare al meglio delle app gratuite che ci permettono di modificare le nostre foto e come ottimizzare al meglio le immagini sempre utilizzando lo smartphone. Infatti la scelta di fare questo video dedicato allo smartphone è dovuta al fatto che è dedicato alle piccole imprese, ai negozi, alle attività locali e quindi vuole essere per tutti, per fare in modo che chiunque possa attraverso lo smartphone puoi ottenere foto di buona qualità da poter pubblicare sui propri canali social e avere quindi un ritorno, un vantaggio in termini di conoscenza e diffusione del proprio prodotto o dei propri servizi. Questo video nasce da un webinar di Parma Open, la piattaforma Parma Open che ho tenuto il 21 giugno. Ho deciso poi di registrare un video a parte proprio da poter condividere sui miei canali social. E prima di partire, naturalmente, ti ricordo assolutamente, se sei su YouTube, iscriviti al canale, attiva la campanella per tutte le notifiche e lascia un like. Stessa cosa se sei sulla pagina Facebook, ti chiedo sempre di iscriverti, di diventare fan della pagina e di mettere un like, così mi aiuterai a creare nuovi video per diffondere al massimo il digital marketing nelle piccole imprese. Bene, iniziamo. Prima di partire con i 13 consigli ufficiali, facciamo una distinzione importante, perché quando parliamo di foto per il web in generale, potremmo parlare di foto per il sito internet o per i social o comunque per un e-commerce. La grossa distinzione fra foto per i social e foto per un e-commerce è che quelle per e-commerce solitamente hanno delle tipologie particolari, ovvero vanno fatte con uno sfondo bianco oppure neutro, vanno fatte da varie angolazioni, devono poter rappresentare il prodotto in tutte le sue alternative, quindi da sopra, da sotto, di lato, in modo che l'utente possa vedere l'oggetto come lo vede, come potrebbe vederlo in un negozio fisico. Ma sono immagini comunque fredde, dovute proprio al fatto di avere una vetrina, un catalogo, e quindi senza ambientazione. Vanno bene queste tipologie di foto con lo sfondo bianco per anche cataloghi come Facebook Shop, il catalogo di WhatsApp o quello di Instagram, e quindi vanno bene per tutte le tipologie di catalogo. Mentre una foto che utilizziamo per i social media, per Facebook, per Instagram o altro, deve avere una valenza diversa, deve essere caratterizzata in altro modo, deve prima di tutto ispirare, deve motivare, non è un semplice scatto di prodotto e via. Chiaramente se ci sono le persone molto meglio, se il prodotto è ambientato cambia davvero tanto rispetto a avere un paio di scarpe qua su sfondo bianco, averle ambientate in un luogo dà tutta un'altra idea. La persona che vede la foto si deve riconoscere, come vedremo, in quella foto, in quello scatto, deve trovare ispirazione. Se c'è una storia ancora molto meglio, e da qui importante lo storytelling, e se riusciamo a suscitare emozioni davvero al massimo. Sono quindi due tipologie diverse. Parleremo, se vuoi, in un successivo video di foto proprio per e-commerce, ma invece in questo ci concentreremo sul discorso social media. Vediamo allora questi 13 consigli. Ricordo che la maggior parte sono realizzabili proprio anche solo con lo smartphone. Attenzione prima di tutto alla luce. La luce per noi fotografi è la cosa più importante, siamo sempre attirati dalla luce, più ce n'è meglio è, soprattutto siamo attenti anche alla qualità della luce. Preferiamo sempre la luce naturale, quindi bene fare foto a prodotti, a oggetti vicino alla finestra, vicino a una finestra dove la luce entra morbida e naturale, magari con davanti una tenda, non come in questo caso, ma se c'è la luce morbida che entra è l'ideale. Più luce abbiamo, più la nostra foto sarà nitida, più potremo quindi anche lavorarla poi in una fase di ritocco, e vedremo appunto qualche applicazione in questo video che ci permette di modificare in maniera molto rapida e ottimale le foto. Evitiamo quindi, se possibile, foto fatte con poca luce, al buio, con quelle luci, se le facciamo nei negozi, quelle luci giallastre che possono davvero anche cambiare le caratteristiche del prodotto. Poi decidiamo se scattare in orizzontale o in verticale in base a dove pubblicheremo la nostra foto. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che i formati nei social media sono diversi, soprattutto se consideriamo la differenza tra le stories e i post normali. Le stories, è vero, possiamo utilizzare anche una foto orizzontale lasciando poi sopra e sotto dello spazio vuoto, o comunque possiamo inserire poi altri oggetti, delle gif o altro, però se sappiamo già che la nostra foto sarà per le stories, allora
meglio farla in formato verticale, proprio perché le stories vengono visualizzate in questo modo, in formato verticale, in cosiddetto 9/16. Mentre se facciamo una foto per, sappiamo già, per un post di Instagram, va benissimo il formato quadrato, ma anche quello orizzontale o verticale in 4/5 vanno bene. E la distinzione grossa fra verticale e orizzontale è comunque proprio in base al tipo di formato post oppure storia, e soprattutto poi chiaramente a quello che stiamo scattando, quello che stiamo realizzando in quel momento. Generalmente per i ritratti si preferisce, per le persone, quindi la foto in verticale, perché permette di riprendere la persona nella sua interezza, o comunque meglio le parti, i dettagli e il resto, o magari invece per paesaggi e altre tipologie si preferisce lo scatto in orizzontale, ma bisogna sempre vedere in che situazione ci si trova in quel momento. Consiglio numero 3: se possiamo, evitiamo assolutamente l'uso del flash. L'uso del flash sugli smartphone è davvero deleterio in tanti casi, perché è un flash debole, una torcia debole che arriva a una distanza molto limitata. Tutto quello che c'è poi dopo quella portata di luce in cui arriva il flash diventa buio, ma terribilmente buio, quindi abbiamo i soggetti in primo piano illuminati anche troppo a volte e dietro completamente tutto buio. Non è assolutamente l'ideale, però a meno che appunto non sia un caso in cui siamo al buio, c'è poca luce, dobbiamo comunque tirar fuori lo scatto perché è una situazione interessante, allora in quel caso utilizziamolo se necessario, però se possiamo evitiamo appunto l'uso del flash con gli smartphone. Poi la qualità assolutamente è importante anche sui social, la nitidezza, bisogna assolutamente evitare le foto mosse, le foto fatte male con poca luce. Quindi consiglio importante: teniamo sempre, quando facciamo una foto con poca luce, impugniamo saldamente il nostro dispositivo, o se possibile utilizziamo un treppiedi, un accessorio che ci permetta di tenere lo smartphone in posizione fissa e bloccata, e poi così possiamo fare gli scatti avendo la massima stabilità. Ci sono questi stabilizzatori, trovi poi il link anche in descrizione sugli accessori che consiglio per lo smartphone, questi non stabilizzatori, questi cavalletti, questi treppiedi che sono economicissimi, una decina di euro, e collegati poi ad altri tipi di cavalletti o ad altri supporti possono davvero fornire molta stabilità a un prezzo accessibile. Ricordiamo poi che sui social siamo in una comunità, non è un sito web in cui qualcuno viene a vedere a casa mia dove io preparo tutto quello che voglio ed è lì pronto statico, ma siamo su un social, siamo in un ambiente sociale, quindi le persone sui social vogliono vedere le persone. Anche in alcuni profili importanti dove si vendono abiti, ad esempio online, dove c'è il catalogo con i prodotti, ci sono e troverai sempre anche le foto di persone intervallate a quella degli oggetti. Ho già detto che le persone vogliono vedere le persone, sì, anche in questo caso, e si parla di torte, di dolci, di produzione, di cose per la cucina o altro, sì, la persona è importante che ci sia, perché dà quel tocco di umanità e quel tocco di personale importante che ti permette di differenziare il profilo e di non averlo troppo freddo con delle foto solamente di oggetti, di prodotti. È importante quindi dare rilevanza anche alle persone, e non solo la persona, dico me stesso, la persona fisica, ma se abbiamo un negozio, uno staff, le foto dei clienti, come vedremo anche dopo, ci sono tutte queste possibilità che riguardano proprio la possibilità di fotografare e di avere nei post anche le persone. Cerchiamo poi uno stile personale. So che è difficilissimo, soprattutto a questo punto di Instagram, magari era più facile quando partiva Instagram, o anche su Facebook è la stessa cosa, quando si iniziava con i profili c'era meno concorrenza, era meno agguerrita la crescita su questi canali social, e quindi era anche più facile emergere. Adesso trovare qualcosa di unico è sicuramente più difficile, però proviamo anche quando realizziamo delle foto ai prodotti o delle foto per il nostro profilo a cercare di utilizzare qualcosa di diverso. E diverso può essere anche solo cercare un'inquadratura differente, o cercare di utilizzare uno stile differente per quanto riguarda i colori, i toni o quello che andiamo a riprendere. Inquadriamo sempre solo dei volti, inquadriamo sempre solo dello stesso tipo di piatto, di cose, in modo che abbiamo
qualcosa che ci differenzi, che renda unico il nostro modo di procedere. Non posso dirti, non posso sapere qual è la formula per te giusta, perché dipende dal tuo prodotto, dal tuo servizio, da come lavori e da quello che puoi fare per distinguerti. Però come è importante differenziarsi per quanto riguarda il lavoro nella propria impresa rispetto poi agli altri concorrenti, anche sui canali social è importante cercare di differenziarsi e creare qualcosa che sia unico e che si possa ritrovare. Importante poi, anche se sembra banale, perdi qualche secondo nel cercare la giusta inquadratura e composizione, perché ancora tante, troppe volte vedo foto fatte di articoli, di prodotti, di negozi o di altro, ma un po' buttate lì, fatte con poca attenzione, poco interesse, e basterebbe in tanti casi sistemare un pochettino la composizione, perdere qualche secondo per evitare di inquadrare anche cose che non c'entrano, altro, davvero pochi secondi per migliorare tantissimo la qualità finale della nostra foto. E questo si collega al punto 8, less is more, togliamo piuttosto che aggiungere, è una cosa importantissima della fotografia. Il troppo disturba, il troppo non fa cogliere bene quello che è il soggetto che vogliamo riportare e crea confusione, un po' come quando vediamo il bianco e nero, che non è il caso di questa foto. Il bianco e nero ci appare bello, ci colpisce subito, no? Una foto in bianco e nero, perché è rilassante, perché per il nostro cervello il bianco e nero è più facile da leggere rispetto a una foto colori. Anche in una foto colori, meno elementi abbiamo, più la leggiamo facilmente, più ci appare rilassante per la nostra visione, e quindi riusciamo a cogliere meglio le cose e ci colpisce soprattutto di più. Cerchiamo quindi di togliere degli elementi, riferendoci al punto di prima, vediamo soprattutto quando dobbiamo inquadrare di eliminare quello che non ci serve e tenere l'essenziale giusto per la composizione, per fare in modo che l'immagine sia pulita. Foto col tablet, meglio di no se possibile, a meno che tu non abbia a disposizione un tablet di ottima qualità proprio dedicato all'ambito fotografico. Solitamente i tablet hanno una inferiore qualità per quanto riguarda la fotocamera, quindi un sensore inferiore rispetto a quello della maggior parte degli smartphone, non così performante. Quindi se devi scegliere, se hai a disposizione tutti i dispositivi, utilizza lo smartphone che va benissimo, cerca di evitare il tablet. Aspetto poi che esula un pochettino dalle foto, anche se riguarda le foto, ma che va ricordato per qualsiasi cosa che andiamo a pubblicare sui social, ovvero non pensare solo a vendere, ma sì social, perché non è una bancarella Facebook o Instagram in cui andiamo a pubblicare le foto e andiamo a fare lo strillone vendesi e andiamo a far vedere i nostri articoli. Siamo, come dicevo, su un canale social, e quindi non dimentichiamo di creare interazione, dobbiamo cercare l'interazione anche con gli altri, dando anche ispirazione. Quindi va bene mettere le foto dei prodotti, degli articoli, ma ricordiamoci anche le foto dello staff, se l'abbiamo, della nostra attività, di quello che facciamo quotidianamente, le foto del dietro le quinte, quando arriva la merce, quando la sistemiamo, di quello che succede tutti i giorni nel nostro negozio, nella nostra attività, le foto di vita quotidiana, qui mi riferisco sempre a un negozio, ma può essere in maniera diversa per chi fa servizi o altro. Foto dei clienti, se ci danno l'ok a pubblicarla, può essere molto importante. Il cliente che utilizza il nostro prodotto, il nostro servizio, e questo aumenta la portata del nostro post, perché oltre al cliente verrà visto anche dagli amici di questo cliente, che potranno commentare e condividere, quindi avranno conoscenza del nostro prodotto. Si crea proprio una condivisione molto molto più ampia. Quindi variare è importante, cercare di non includere solo le foto del prodotto, dell'articolo, ma cerchiamo di fare appunto varietà, e soprattutto non parliamo solo di noi, non sbrodoliamoci addosso. Lo dico sempre, dobbiamo cercare di non dire solo quanto siamo belli, bravi e nella nostra attività, ma dobbiamo cercare di risolvere i problemi che hanno le persone, non risolvere tutti i loro problemi, ma cercare di aiutarli, se noi abbiamo un determinato prodotto o servizio, di fare in modo di aiutarli con il nostro prodotto o servizio a risolvere quella determinata cosa che possono fare appunto con il nostro prodotto. 11. Non utilizziamo, se possibile, le foto stock che troviamo online. Le foto stock sono sicuramente belle, ben fatte, curate, precise, ma a volte sono fredde, impersonali,
soprattutto le può usare chiunque, e quindi un nostro competitor e concorrente potrebbe usare le nostre stesse identiche foto, e molte volte chiaramente nei vari siti principali di immagini stock sono a pagamento, e guai a utilizzare invece foto prese, rubate da altre parti non a pagamento, oppure messe da altri col copyright e quindi rubate da un sito o da Facebook o da altro. Io ti consiglio, se vuoi delle immagini, comunque vuoi proprio utilizzare delle immagini stock magari per qualche progetto particolare, allora su pixabay.com trovi tantissime milioni di foto per qualsiasi tipologia di argomento e caratteristica gratuite da utilizzare liberamente senza copyright su tutti i tuoi canali. Molto molto utile questo sito. Siamo al penultimo consiglio, poi arriva l'ultimo finale con un'app davvero molto importante. Numero 12, mettiti sempre nei panni di chi guarda la foto. Questo è un aspetto da tanti sottovalutato e non viene considerato abbastanza. Qui abbiamo preso l'esempio di una cosa di cucina, però potrebbe essere legato a tantissime possibilità. Guarda le due foto, sinistra e destra, dove ti viene più spontaneo andare a prendere la fetta di torta e berti la tua tazza di caffè o di tè? Io dico sicuramente in questa. Perché? Perché tutto è già sistemato e pronto, come se noi dovessimo semplicemente impugnare la nostra forchetta, prenderla, tagliare un pezzettino di torta e poi dopo bere il nostro tè con la mano precisa. In quest'altra foto, che potrebbe andare bene per i mancini, visto che c'è il manico messo a sinistra, è tutto meno semplice, cioè la torta è là, è più lontana, c'è una fetta staccata ma non c'è la forchetta, non c'è nulla, e anche qua abbiamo il manico appunto dall'altra parte. Questa cosa può sembrare scontata e banale, ma è stata studio di test proprio anche sul cervello umano, per capire come rispondeva in base alle diverse foto, ai diversi stimoli, alle diverse caratteristiche. E più noi diamo nella foto le caratteristiche tali da avere l'oggetto pronto da utilizzare, pronto da impugnare, più questa foto sarà percepita in maniera giusta da chi la guarda. E potrebbe essere anche un trapano messo lì pronto per essere impugnato, o un libro aperto messo nel modo giusto, qualsiasi cosa. Dobbiamo sempre considerare nelle foto di posizionare gli oggetti proprio come se la persona dovesse e stesse per prenderli proprio dopo qualche istante. Ultimo consiglio, un consiglio di un'applicazione. Ne parlo nel mio canale YouTube, che puoi andare a cercare appunto l'applicazione, il tutorial per questa app. Snapseed per me è una delle migliori applicazioni per ritoccare, modificare, sistemare le foto, è assolutamente eccezionale. Con Snapseed puoi ritoccare in maniera veloce e rapida le tue fotografie con pochi passaggi, è completamente gratuita, è l'applicazione di Google, e per questo la puoi scaricare e utilizzare in qualsiasi momento. Io l'utilizzo tanto per tutte le foto che scatto con lo smartphone, prendo la fotografia, la carico su Snapseed, la ritocco, la sistemo e poi la esporto. Ti permette davvero in pochi passaggi di modificare una foto. Non ti vado a raccontare tutto il tutorial di Snapseed qui, perché lo trovi appunto sul canale se ti interessa, ma davvero dacci un'occhiata, scarica l'applicazione, provala, perché al di là dello scatto che puoi realizzare ti permette davvero di ottenere dei risultati grandiosi proprio con questa applicazione. Puoi farli tutto, puoi modificare le proporzioni, ritagliare la foto, togliere le imperfezioni, i difetti, modificare i colori, inserire le cornici, aumentare la luce, puoi fare davvero di tutto con Snapseed. È una foto, anche se inizialmente magari è un po' grezza, ruvida o non ha tanti colori o comunque va sistemata, la puoi davvero trasformare completamente. Io te la consiglio davvero tanto, provala e guardati il canale, se vuoi il tutorial, sul mio canale YouTube. Bene, siamo arrivati in fondo con questi 13 consigli, io spero che ti siano stati utili, e se ti servono altri consigli, altre dritte, trovi tante altre cose sul mio canale. E ti ricordo anche, se ti interessa l'aspetto video, che ho pubblicato da poco un corso su come fare video efficaci con lo smartphone, un corso sulla piattaforma Udemy, lo trovi a un prezzo bassissimo, poco più di 10 euro, e sono 8 ore di corso con tutta la fase di scatto, di ripresa, di montaggio, per imparare a
utilizzare al massimo lo smartphone per fare i video da poi pubblicare anche per i canali social, per la tua attività, per tutto quello che ti serve. Dacci un'occhiata, lo trovi sempre in descrizione. Adesso sono andato un po' indietro con le slide, ma ci torniamo subito. Qui trovi tutti i miei contatti. Eccolo qua, c'è anche un jolly, me l'ho dimenticato di questo jolly finale, attenzione, ti lascio con quattro altre cose, app e utili gratuite che puoi utilizzare: Comica, anche qua trovi il tutorial sul mio canale YouTube, Canva per creare qualsiasi grafica, è quello che ho utilizzato per creare anche queste slide, Motion Leap per animare le foto in video, hai fatto una bella foto, vuoi utilizzarla per le stories ma vuoi dargli un po' d'animazione, questa applicazione gratuita ti permette di animare le foto in video, e Unfold per creare storie di Facebook e di Instagram. Mi stavo dimenticando questa chicca fondamentale che volevo lasciarti proprio qui in fondo. Tutti i miei contatti su questo link, Linktree Matteo Foto Digital, trovi tutte le info anche sui miei corsi, qui ci sono tutti i contatti, compreso il WhatsApp aziendale, questo solo per WhatsApp, naturalmente un numero collegato non al telefono ma solo per WhatsApp, in cui puoi anche inviarmi dubbi e domande, e anche qui hai il link ai corsi, che è forse un po' più semplice, bit.ly/offerta-corsi-matteo, trovi tutti i miei corsi, Instagram, WhatsApp Business, Google My Business e video con lo smartphone. Un saluto da Matteo e ci vediamo al prossimo video, ciao!